860.942 euro accantonato per residui attivi ancora da riscuotere, che sono per rischi di contenzioso e società partecipate, per rinnovi contrattuali e per il TFR. 3.374.000 sono vincolati o per legge o per trasferimenti o per vincoli formalmente attribuiti all'ente. 43.452 destinato agli investimenti. 4.436.000 euro libero che può essere utilizzato prima per la copertura dei debiti fuori bilancio, poi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e poi per spese di investimento o per spese correnti non ricorrenti, ovvero una tantum, spese una tantum che possono succedere solo, diciamo, una volta nell'esercizio finanziario. Per quanto riguarda l'avanzo vincolato, si evidenzia quanto segue. L'importo di 1.346.000 è stato vincolato per legge. Rispetto allo scorso anno, la cui quota risultava pari a 790.000 euro, 790.530, ed era costituita per lo più da oneri di urbanizzazione, vincoli riferiti alla Tari, vincoli da usi civili, quest'anno l'aumento di 555.722 euro risulta per lo più assorbito dalle risorse derivanti dal cosiddetto fondone, ovvero il fondo funzioni fondamentali erogato dallo Stato per assicurare le funzioni fondamentali dei comuni durante l'emergenza Covid. Cioè, praticamente, insomma, noi abbiamo anticipato con dei soldi nostri alcune di queste spese e poi il fondone ci ha permesso di ristornarli e di riportarli sull'avanzo. Sono di riportarli che possono andare in avanzo. Allegate alla relazione sono stati puntualmente indicati le minori entrate e le maggiori spese, al netto delle minori spese finanziate dal fondone nell'anno 2020. Il resto che non è stato speso è stato vincolato nell'avanzo di amministrazione e si presume di spenderlo nel corso del 2021. L'importo di 1.528.000 euro deriva da vincoli da trasferimenti, di cui 1.406.000 vincolato per 3 marzo. E il resto riguarda alcuni trasferimenti vincolati, tra cui alcuni fondi specifici Covid, i quali tuttavia sono stati quasi tutti utilizzati nel corso del 2020. L'importo di 500.000 euro invece deriva da vincoli formalmente attribuiti all'ente nello scorso anno e si riferiscono integralmente all'importo vincolato per il Fondo per lo sviluppo socio-economico di Ledro che verrà speso nell'anno corrente. In competenza, l'equilibrio complessivo risulta pari a 1.544.916 euro, suddivisi tra 951.221 in parte corrente e 593.694 in parte straordinaria. L'avanzo di competenza risulta piuttosto alto, in quanto comprende parte del cospicuo avanzo di amministrazione applicato e non utilizzato durante l'anno 2020, anche perché la maggior parte delle risorse applicate con avanzo libero sono state successivamente coperte dal fondo per le funzioni fondamentali. La spesa corrente dall'anno 2016 è progressivamente diminuita fino all'anno 2019. Nell'anno 2019 è lievemente aumentata rispetto all'anno 2018 a seguito del completamento delle assunzioni dei posti vacanti in pianta organica, dei conferimenti di incarichi di taglio legname derivanti dagli schianti del 2018, la tempesta Vaia, di un aumento dei trasferimenti correnti alle associazioni e di alcuni aumenti della spesa corrente del settore sociale, tra cui l'asilo nido, a seguito dell'aumento del numero di iscritti. Il 2020 vede un altro aumento della spesa corrente, in particolare nella missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, a seguito del prosieguo del conferimento degli incarichi di taglio legname per terminare la pulizia del bosco a causa della tempesta Vaia. Tale posta, nel corso del 2021, subirà una flessione notevole rispetto agli anni 2018 e 2020. Per quanto riguarda le entrate correnti, l'anno 2020 è stato un anno eccezionale e pertanto la flessione delle entrate tributarie ed extratributarie è stata accompagnata da un notevole incremento dei trasferimenti correnti, che hanno compensato largamente le minori entrate dovute al lockdown e alle restrizioni Covid, nonché parte delle cospicue agevolazioni che il Comune ha messo in campo per andare incontro ai bisogni della comunità. Pertanto il trend storico delle entrate, che vedete a pagina 39 della relazione,
non da trasferimenti tendenziali per gli anni futuri, visto che per il 2021 saranno previsti ulteriori trasferimenti ai comuni per far fronte alla situazione emergenziale ancora in atto. Ad esempio, i 54.000 euro per ulteriori agevolazioni tariffarie dalle utenze non domestiche colpite dalla restrizione Covid, come si evince dal decreto Sostegni bis in fase di conversione in legge. Tali agevolazioni sono finanziate da un aumento della quota del fondone riferita al 2021. L'obiettivo contenuto nel DUP 2020-2022, riferito alle agevolazioni finanziarie e fiscali a famiglie ed imprese per assorbire l'impatto della pandemia sul territorio, risulta raggiunto attraverso la riduzione degli affitti commerciali durante il periodo di lockdown, sconti sulla tariffa dell'asilo nido per assenze causa Covid o sintomi suggestivi Covid per l'anno educativo 2020-2021. La decurtazione della tariffa durante il lockdown era già prevista all'interno del regolamento per causa di forza maggiore. Poi agevolazione sull'IMIS, autonome rispetto alle agevolazioni previste dalla PAT. Cospicue agevolazioni sulla Tari, sia utenze non domestiche che domestiche, nel rispetto degli equilibri di bilancio ed utilizzando il cospicuo avanzo libero del Comune per sostenere il territorio. Sono stati impegnati 489.000 euro. Sebbene parte di esso sia stato poi assorbito dalle risorse del fondone che poi sono state erogate per la maggior parte a fine del 2020. Per quanto riguarda gli investimenti, l'anno 2020 ha visto impegnate spese per circa il 40,17% delle previsioni, con le reimputazioni agli esercizi successivi si arriva a una spesa complessiva impegnata per il 92,48%. Poi magari in merito a questo, magari dirà due parole l'assessore competente, Sartori, Roberto. Le spese di investimento risultano finanziate da FPV, entrate proprie, avanzi di amministrazione, permute e contributi di concessione, trasferimenti e proventi di canoni aggiuntivi. Accanto al conto del bilancio devono essere approvati anche il conto economico e lo stato patrimoniale, in cui vengono evidenziate le poste economiche e patrimoniali dell'ente. Il Comune chiude l'anno 2020 con un risultato complessivo pari a 12.219 euro, determinato da un risultato negativo della gestione caratteristica pari a 322.176 euro e dal risultato positivo della gestione finanziaria pari a 14.842 euro e dalla gestione straordinaria pari a 454.652 euro. La notevole erosione dell'utile di esercizio rispetto agli anni scorsi è stata influenzata dai seguenti accadimenti. Durante l'anno è stato applicato avanzo libero di parte corrente per 489.000 euro al fine di sostenere una serie di agevolazioni concesse a seguito della situazione emergenziale dovuta alla pandemia del Covid. L'utilizzo dell'avanzo libero di parte corrente non viene rilevato nella contabilità economico-patrimoniale. I trasferimenti correnti vincolati, quali sono i fondi Covid, tra cui il fondone e i fondi specifici concessi durante l'anno 2020, per la parte non spesa durante l'anno di competenza, ovvero la parte vincolata in avanzo, devono essere riscontati e pertanto, nonostante la riscossione già avvenuta, erodono larga parte dei ricavi di esercizio per essere portati sull'anno successivo attraverso i riscontri. In applicazione ai principi contabili riferiti alla contabilità economico-patrimoniale, a seguito dell'incremento del valore dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, così come evidenziato nella relazione, si propone di destinare ad incremento di tale riserva l'utile di esercizio 2020 per 12.219,60 euro e di rettificare le riserve del risultato economico degli esercizi precedenti per 897.264,92 euro per destinarle all'incremento della riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili. Ecco, poi se volete oppure possiamo parlarne anche dopo magari, ci sono una serie di dati sull'attuazione degli obiettivi fissati che se volete vi leggo adesso oppure magari se c'è qualche domanda magari ne parliamo come volete insomma ecco. Vi posso leggere le agevolazioni Covid-19 e le altre manovre di sostegno sociale?
Allora, a seguito della pandemia Covid-19 sono state effettuate una serie di agevolazioni finanziarie e fiscali a famiglie ed imprese attraverso la riduzione degli affitti commerciali durante il periodo di lockdown. Sono sconti sulla tariffa dell'asilo nido per assenze causa Covid o i sintomi per l'anno educativo 2020-2021. La decurtazione della tariffa durante il lockdown era già prevista all'interno del regolamento per causa di forza maggiore. Agevolazione all'IMIS, agevolazione sulla Tari, sia per utenze non domestiche che domestiche, nel rispetto degli equilibri di bilancio, utilizzando il cospicuo avanzo del comune per sostenere il territorio. Ci sono una serie di delibere che, se volete, ritenete opportuno, ve le leggo con le cifre, relative, che fanno parte un po' di voce per voce. Allora, c'è una delibera di giunta del 14 maggio 2020, che sono le agevolazioni sugli affitti commerciali del comune con decurtazione della quota d'affitto durante il lockdown. No, e questi sono 24.000 euro, di cui una parte è stata ristorata dal fondo dell'ex articolo 106. C'è un'altra delibera, sempre del 5 dell'8 del 2020, che la riduzione delle aliquote relative alle categorie A10, C1, C3, D2, D1, e che hanno una rendita inferiore o uguale a 75.000 euro, di 7 di 8 con una rendita inferiore o uguale a 50.000 euro, applicando un'aliquota del 0,45% al posto del 0,55%. Questi sono 70.000 euro, di cui una parte è stata ristorata sempre dal fondo. C'è un'altra delibera di consiglio del 5 dell'8, agevolazioni Tari del 40% sulle utenze domestiche e del 50% sulle utenze non domestiche. Questi hanno impegnato 395.000 euro, di cui 92.000 euro sono stati ristorati dal fondo. C'è una delibera di giunta dell'11 settembre del 2020, che sono agevolazioni finanziarie alla tariffa mensile del servizio nido di infanzia per l'anno scolastico 2020-2021 per assenze Covid. Qua non è stato applicato avanzo per tali agevolazioni, che sono risultate a rendiconto per l'anno 2020 e sono pari a 1.490 euro. Anche queste, parte di queste vengono ristorate dal fondo. Sono state inoltre messe in campo manovre di sostegno sociale anticipate con proprie risorse, poi successivamente ristorate dal fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria, l'articolo 112 bis, che sono elencati in questa tabella che vi posso leggere adesso. L'assegnazione e quantificazione di un beneficio economico alla Caritas, che opera nel settore socio-assistenziale, per fronteggiare situazioni di grave emergenza economica in seguito al Covid-19, 10.000 euro. Trasferimento delle risorse finanziarie all'Istituto Comprensivo della Valle di Ledro, autorizzazione per l'anno 2020 alla modifica della destinazione di una parte delle risorse destinate alle attività extrascolastiche, per fronteggiare le maggiori spese anche qui del Covid, 6.500 euro. Assegnazione e quantificazione di un beneficio economico per il contrasto e il contenimento del virus all'azienda pubblica per i servizi alla persona Giacomo CIS, qua sono stati trasferiti 50.000 euro. Ecco. Poi c'è il fondo per lo sviluppo socio-economico di Ledro, ma di quello c'è il punto dopo, forse magari ne parliamo dopo, i famosi 500.000 euro. Poi durante l'anno sono stati adottati dei regolamenti importanti, l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, la modifica del regolamento comunale per il canone dell'occupazione degli spazi e aree pubbliche, la COSAP, la modifica del regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione dei settori e servizi, la modifica del regolamento per il funzionamento e l'elezione dei municipi. Sono state fatte delle operazioni immobiliari, che poi magari queste magari ce le elencherà l'assessore di competenza, qualcheduna ve la posso, delle più importanti ve le posso accennare: permuta di immobili nel comune catastale Tiano di Sotto, Tiano di Sopra e Pieve di Ledro, acquisto area parcheggio cimitero Tiano di Sopra, acquisto area parcheggio in località Pastaia Molina. Ecco, vabbè, dopo c'è il programma triennale delle opere pubbliche, ma penso ve lo dirà l'assessore Sartori. Ecco, credo che in grandi linee è un po' questo, i dati principali, una relazione, voglio dire, che tocca i punti principali del bilancio. Poi magari per qualche dettaglio prettamente tecnico, ci sta seguendo la dottoressa Milesi, che
che è disponibile per domande e risposte prettamente, per dare risposta a delle domande prettamente tecniche, e nel caso si rendesse necessario questa opportunità. Intanto grazie. Grazie Assessore. Allora io direi, lasciamo la parola all'Assessore Sartori per integrare quanto di sua competenza e quanto è stato già preannunciato dall'Assessore Trentini. Grazie Presidente. Oggi il Consiglio Comunale, come punto all'ordine del giorno, c'è l'approvazione del rendiconto. Questo documento è uno strumento importante del nostro bilancio, in quanto permette di comprendere l'andamento della gestione delle previsioni rispetto a quanto previsto. Il 2020 posso dire che è stato un anno, come sapete bene, molto particolare. Noi a bilancio avevamo messo 12 milioni di opere in conto capitale, un importo importante che sapevamo già che non potevamo realizzare, però queste cifre sono a disposizione del bilancio comunale. Come dicevo prima, il 2020 è stato un anno particolare per via del Covid e tutto quello che ne è conseguito per via di questa situazione straordinaria che si è creata all'interno del panorama mondiale. Questo cosa ha comportato? Perché ritengo che sia importante analizzare la situazione dell'anno scorso, perché il rendiconto analizza la situazione del 2020. A marzo, per quanto riguarda gli interventi, ricordo che marzo, aprile e maggio eravamo tutti a casa. Questo ha comportato una situazione che ha bloccato o almeno rallentato in maniera significativa tutti gli interventi per quanto riguarda i lavori pubblici e le previsioni che erano inserite a bilancio. Nonostante questo, come potete vedere a pagina 27 della relazione, sono stati realizzati 4 milioni, che più o meno l'andamento che si realizza ogni anno all'interno del nostro comune. Questa situazione purtroppo ha rallentato sia le opere pubbliche, sia gli strumenti che permettono di realizzare le opere pubbliche, perché non dimentichiamoci che un'opera pubblica, prima di essere realizzata, ha alla base degli atti amministrativi che purtroppo durante il 2020 sono stati rallentati. Progettazioni, autorizzazioni, valutazioni da parte dei servizi competenti. Questo ha comportato un notevole rallentamento. Personalmente mi ritengo soddisfatto di quanto è stato realizzato, anche se guardiamo analizzando la percentuale del realizzato, come hanno segnalato anche i prosindaci, risulta pari al 40% della previsione di bilancio, ma detto, analizzato quanto detto poc'anzi, credo che comunque questo sia un trend significativo e importante e ritengo che sia una base di partenza anche per il futuro, per poter partire a seguito della situazione che si è creata a livello mondiale. E prima l'assessore Trentini ha analizzato quanto sulla parte ordinaria il risparmio che abbiamo avuto come amministrazione. E questo lo ritengo sia un dato importantissimo, in quanto, come diceva lui, ha permesso di finanziare i nostri volontari, le nostre associazioni, il nostro mondo di volontari della Val di Ledro. Questo è stato fatto non su un rendiconto di un anno, ma su un intervento straordinario che la nostra amministrazione ha fatto nei 5 anni. Per cui è importantissimo analizzare il rendiconto, ma credo che sia importante analizzare la gestione di una legislatura o di quanto è stato fatto. Ovviamente quest'anno, come voglio rimarcare, è stato un anno particolare, ma ritengo che l'indirizzo programmatico di legislatura sia importante al fine di raggiungere un obiettivo che non si vedrà nell'immediato, ma che si vedrà negli anni successivi.
Questo è quanto, se dopo ci saranno altre domande nello specifico, risponderò puntualmente alle richieste dei consiglieri. Grazie. Bene, grazie Assessore Sartori. Allora possiamo dare spazio alle domande. Chi intende intervenire è pregato di alzare la mano. Una mano alzata da parte di Alessandro Fabrigotti. Prego, consigliere. Grazie, sono una domanda tecnica, un po' legata a quello che diceva l'assessore Sartori relativamente all'impossibilità, tutto sommato, che c'è stata nel 2020 di lavorare. E riguarda pagina 28-29 della relazione del revisore, parla dei contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinate a spesa corrente. Abbiamo nel 2018 un importo in entrata, presumo per il Comune di Retro, di 117.000 euro, che sono diventati 277.000 nel 2019 e 227.000 nel 2020. Lo chiedo io è, qual è il dato vero, nel senso dato di trend corretto, perché insomma tra il 117.000 del 2018 e gli oltre 200.000 della biennio 2019-2020, mi piaceva un po' capire questo elemento e capire insomma cosa c'è dentro in quel titolo contributi per permessi a costruire e relative sanzioni. Grazie. Altre domande? Non vedo, ecco ancora un'altra da parte del consigliere Massimiliano Rosa. Prego. Sì, buonasera a tutti. Io vorrei fare un primo intervento rapido relativo non al bilancio nello specifico, ma come dal mio punto di vista potrebbe essere affrontato un bilancio per cercare di andare verso uno sviluppo sostenibile del territorio. Mi riferisco al bilancio partecipativo che noi abbiamo proposto anche in campagna elettorale, un bilancio che può essere inteso come uno strumento propedeutico e di supporto alla redazione e alla predisposizione del bilancio preventivo, rappresentando inoltre, dal mio punto di vista, uno strumento di ascolto, di relazione e di comunicazione, perché permette ai cittadini di presentare le loro necessità ed esporre le problematiche locali, di valutare le spese previste nel bilancio e l'operato dell'ente, di indirizzare le scelte dell'amministrazione sugli interventi pubblici da realizzare, ma anche sui servizi da implementare e migliorare. Con il bilancio partecipativo la popolazione può partecipare, diciamo, alla previsione di investimento ed anche influenzare le scelte e la priorità politica e quindi decidere attivamente le politiche future. Quello che stiamo discutendo oggi è un bilancio consuntivo e non di previsione. Faccio questo intervento perché, se lo riterrete opportuno, potrete cominciare a pensarci per arrivare ad un prossimo bilancio di previsione condiviso. Vi invito perciò a prendere in considerazione questo strumento che ci permetterebbe veramente di facilitare il confronto con la cittadinanza e promuovere scelte e decisioni condivise. Perciò rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini, assicurando anche una maggiore corrispondenza tra i bisogni da soddisfare e le risorse disponibili. Questa era solo una riflessione in merito al bilancio che spero prendiate in considerazione. Per quanto riguarda il bilancio nello specifico, condivido le osservazioni fatte dai prosindaci, che trovo pertinenti, prosindaci che mettono in evidenza ciò che ha anche già detto l'assessore Sartori, cioè come il corposo avanzo di amministrazione non sia un elemento di virtuosità, con tutte le scusanti del caso, ci mancherebbe. Nota questa che mi sembra non essere nuova, insomma, che ci siano degli avanzi cospicui. Perciò condivido anche il richiamo degli stessi ad applicare una strategia operativa che valorizzi al meglio le potenzialità, impegnandosi in una progettazione più attiva. Grazie. Grazie consigliere Rosa. Ha chiesto di parlare anche la consigliera Alessandra Federico. Alessandra Laurenti, prego.
Allora, insomma, un bilancio di questo tipo è una cosa piuttosto complessa e pertanto ringrazio Claudia che stamattina mi ha dedicato del tempo per spiegarmi un po' di cose. E dopodiché avrei delle domande tecniche soprattutto. Allora, riguardano la relazione. Uno, non vorrei capire a che cosa si riferisce quando si parla di acquisto di beni immobili, terreni agricoli, nella relazione a pagina 52, dopo magari l'assessore Sartori mi sa dare indicazioni, e anche gli incarichi professionali esterni, spese per progettazione, ampliamento e sistemazione parte immobile di ex colonne di Molina, per una cifra di 14.000 euro, e cioè, se c'è un'intenzione, e oltre a quella di cui avevamo già parlato della tettoia da dare per le associazioni, cioè se c'è già un progetto o un qualche cosa di destinazione dell'ex colonia. Poi l'altra cosa invece riguarda il capitolo che riguarda la polizia locale amministrativa. Allora, nella pagina 65 si parla di trasferimenti correnti a comunità Alto Gardaledro, polizia municipale, per un valore di 151.000 euro. Allora, siccome è un problema quello delle strade, adesso iniziano a circolare tante persone, le moto vanno come i pazzi, cioè mi piacerebbe capire a che cosa servono questi 151.000 euro, cioè la polizia municipale che abbiamo in condivisione tra virgolette con l'Alto Garda, che tipo di incarico ha, cioè che tipo di presenza deve effettuare sulle strade, che tipo di controlli fanno, la sera non c'è mai nessuno in giro, insomma è un problema che inizia a porsi e nei prossimi mesi sicuramente sarà una cosa importante, ecco. E insomma, volevo capire dove vanno questi soldi e poi basta, intanto mi fermo qua, grazie. Grazie consigliera, ha chiesto di parlare anche il sindaco, prego sindaco. Volevo cercare di rispondere ad alcune domande e anche fare delle considerazioni. Allora, l'aumento degli oneri delle sanzioni edilizie è dovuto principalmente, dopo magari l'assessore Sartori o Claudio, la vice sindaco, se qualcosa da integrare mi correggerà, praticamente è dovuto all'introduzione di alcuni anni fa delle detrazioni del 50% dei bonus energetici eccetera eccetera. Questo ha dato una spinta in avanti a quelle che sono le licenze edilizie, che rispetto a 3 anni fa sono e stanno aumentando a dismisura. Ma questo cos'è che comporta? Per riuscire a detrarre gli importi del 50% le varie diciamo agevolazioni che ci sono, bisogna che ci sia una corrispondenza perfetta tra lo stato dei luoghi e i progetti depositati. E cosa succede? Ma non perché la gente è tutta fuori legge, che in quasi tutti gli edifici, diciamo degli anni 70, si trova una finestra in più, una finestra in meno, un tamponamento in più. Ma perché? Perché all'epoca nel costruire non si seguivano, cioè il modo di costruire era diverso, non si seguiva la lettera, il progetto, insomma dei piccoli cambiamenti facevano parte, diciamo erano usuali, non comportavano niente, di solito si facevano delle varianti in corso d'opera che anche legalmente si potevano fare, a volte alla fine dei lavori ci si dimenticava, e questo ha portato ad una serie di autodenunce, no? Per poter appunto regolarizzare la cosa e riuscire ad accedere a queste detrazioni. Ed è per questo che sono aumentate a dismisura, perché praticamente il tecnico deve dichiarare che corrisponde tutto al vero, e se una finestra è sbagliata di più larga o più stretta di 20 centimetri, la sanzione
dotazione minima sono, mi sembra, 1000 euro e 1000 e passa euro, se si paga subito sono 750, però sono sanzioni importanti che fanno subito balzare in avanti quello che è, insomma, questo tipo di entrate. Poi, per quello che riguarda l'avanzo, ha spiegato prima il Dario che noi ci siamo portati avanti usando l'avanzo per abbassare le tasse, però poi ci è arrivato la compensazione, diciamo, questo famoso fondone dallo Stato, che ci ha rimpinguato le casse e ha riportato in avanti l'avanzo, che comunque una grossa parte contiamo di utilizzarlo prima della fine dell'anno. Poi per quanto riguarda l'ex colonia, penso che quella cifra lì si tratti della tettoia, e qua mi correggerà magari l'assessore Sartori, ma penso che sia quella, perché progetti per l'ex colonia non ce ne sono per adesso. Poi l'annoso tema della polizia locale. Purtroppo questo è un tema che è sempre ricorrente all'ordine del giorno in conferenza dei sindaci. Perché? Perché il corpo di polizia locale è composto da circa una cinquantina di agenti, di cui adesso, tra pensionamenti e quant'altro, ci ritroviamo con una quarantina di agenti. Fatto sta che la zona e i concorsi effettuati negli anni passati non hanno favorito praticamente no, non si è presentato nessuno, e chi si presenta poi chiede il trasferimento, e questo per un motivo, perché la maggior parte degli agenti è nella zona di Riva Arco, e nella zona di Riva Arco non si trovano alloggi a prezzi consoni, e siccome l'agente di polizia locale prende la stessa paga qua come a Modena, come a Reggio Emilia, come a Torino, tanta gente preferisce, insomma, essendo magari da fuori, preferisce altre città, e c'è questo continuo rimanere sotto organico. Attualmente è stato indetto un bando per assumere 9 nuovi agenti, però ci si ripresenterà un po' lo stesso problema. Però questa dovrebbe essere una miglioria nel settore, perché comunque una carenza è lamentata da tutti i sindaci, pur mettendoci ingenti risorse, perché poi 40 agenti corrispondono a 33-35 operativi, di cui ormai con la complicazione della burocrazia, molti vengono impegnati in ufficio o in operazioni anche di anagrafe, mercati e quant'altro. Noi in teoria abbiamo a disposizione 2 agenti che però la mattina fanno la scuola, poi un giorno c'è i mercati e la giornata è un po' andata, insomma. Si cerca di utilizzarli meglio che si può, però non si possono avere dappertutto. In certe azioni poi, questo lo dicono i sindacati, devono essere per forza in 2, in certo tipo di azioni, e complica ancora ulteriormente la faccenda, perché sparisce, insomma, l'intera squadra. Ecco, poi un'altra considerazione che volevo fare sul bilancio, quella del bilancio partecipativo. Allora, noi dobbiamo ricordarci che il nostro procedimento di fare il bilancio di previsione è stato molto semplice, nel senso che il bilancio di previsione deriva dalle linee programmatiche di mandato, che derivano dalle linee che si sono enunciate, diciamo, dalle cose che si sono dette in campagna elettorale e dalle promesse elettorali fatte. Perciò diciamo che il bilancio deriva da una serie
di promesse che abbiamo fatto come maggioranza e che dobbiamo mantenere. Perciò, diciamo, ben venga in corso d'opera a modificare, nel senso è arrivato il Covid, abbiamo fatto l'agevolazione delle tasse e quant'altro, però le linee programmatiche di mandato sono un po' quelle, cioè sono quelle di inizio legislatura di cui la gente, insomma, ci ha dato fiducia e ci ha detto bene, vi votiamo e dovete però portare avanti questo tipo di discorso. Ecco, io avrei finito, grazie. Grazie Sindaco. Chiede di parlare anche il consigliere De Guelmi, Andrea, prego. Presidente, e anch'io come il consigliere Massimiliano Rosa condivido abbastanza il parere che è stato dato dai municipi. E molto spesso per fare interventi, progettualità, ci si nasconde dietro il fatto che mancano i soldi, non ci sono i soldi per fare le cose. Visto l'avanzo che abbiamo notevole, penso che a Ledo il problema che mancano i soldi per fare certi tipi di interventi, che siano le manutenzioni di un parco giochi, di una strada, di una staccionata, i soldi ci sono. Quindi mi auspicherei un po' più di velocità, di celerità di intervento, visto che le risorse le abbiamo. E inoltre si è parlato di un avanzo vincolato di oltre 1 milione di euro per Tremalzo. E la zona di Tremalzo è importante per la Val di Ledro e anche lì mi aspetterei un po' di celerità, un po' di voglia, di interesse a parte dell'amministrazione di investire su Tremalzo, ma proprio come pubblico, invece che aspettare sempre l'intervento del privato. E c'è un rifugio Garibaldi che si spera che parta adesso dovrebbe aprire, penso, intorno al 20 di giugno, si spera. E la situazione esterna è veramente imbarazzante, sono stato su oggi, sarebbe da sistemare un po' l'esterno. E ho assistito anche ai lavori di apertura del Bar Besta. Io, vedendo com'era lo stato di questo bar, mi sono un po' vergognato di far parte con l'amministrazione. Danni, rotto, nidi di topi. Quindi, visto che i soldi li abbiamo, spiegherei di stare molto più attenti ai dettagli, che sia la gestione di una staccionata o la gestione degli immobili appartenenti al comune. Grazie. Grazie consigliere. In attesa di altre domande, eventualmente io direi allora di passare alle eventuali risposte. Chiede un secondo intervento, ho visto adesso la consigliera Alessandra, prego. Scusate, no, ringrazio il sindaco per la risposta, però il problema rimane, cioè insomma 150.000 euro per avere due vigili che guardano le scuole e guardano i mercati, cioè con tutto il problema legato al traffico, veramente ci troviamo in una situazione terribile, cioè vedo a Storo che fanno controlli sempre nel weekend sulla velocità delle moto, qui in valle queste cose non si fanno, ma neanche sul controllo sui parcheggi, la zona della cooperativa, ma vanno tutti come i matti, cioè abbiamo bisogno di più. Se non si possono avere delle persone fisicamente, non lo so, magari si possono installare delle telecamere che tengano controllata la velocità, non lo so, però insomma penso che qualcosa sia assolutamente indispensabile. Grazie consigliere. Vedo adesso una terza domanda da parte, no, è un intervento, chiede di parlare di nuovo il sindaco. Prego sindaco. No, come dico, c'è questo concorso che prevede l'assunzione di 9 nuovi vigili, perciò se va a buon fine sicuramente avremo delle risorse in più da applicare anche in Val di Ledro e io mi auspico che il concorso insomma vada bene. Bene, grazie. Per rispondere ai quesiti che ha posto De Guelmi, magari per Tremalzo e per Barbesta, non so qualche assessore che vuole intervenire, o Zendri o Sartori,
Solo su Tremalzo, se posso, così almeno. Se posso, su Tremalzo. Sì, avevo già in programma due mani alzate, ma comunque per intanto vai con la risposta. Allora parlo dopo. Bene, ho visto due mani alzate, una dell'assessore Sartori, forse per la risposta, ma accogliamo magari il secondo intervento di Massimiliano Rosa per raccogliere le domande e poi dopo passare alle risposte. Prego Massimiliano. Sì, grazie Presidente. Alcune due domande ancora semplici. In merito alla Polizia Locale vorrei sapere dal Sindaco, nel caso in cui andassero bene, diciamo, i bandi, quale sarebbe il numero di agenti che abbiamo a disposizione per l'estate? Cioè, da due, quanti potrebbero diventare con eventuali assunzioni? Questa è la prima domanda. In merito alla riflessione del Sindaco sul bilancio partecipativo, io ricordo che tutti i comuni fanno una campagna elettorale, hanno un programma, no? Dove fanno perciò delle promesse alla gente, che non è un termine che mi piace moltissimo, ma fanno delle promesse. E questi stessi comuni applicano comunque un bilancio partecipato. Perché? Perché io vorrei ricordare, signor Sindaco, con tutto il rispetto, che lei non rappresenta solo il 50% della popolazione, il 56% che l'ha votato, ma anche l'altro 44%. Perciò io credo che, se possibile, sarebbe ora di cominciare a condividere, magari anche in maniera minima, qualche aspetto del bilancio con la popolazione. Ricordo che il bilancio partecipativo ha diversi modi per essere applicato, perciò mi auguro che questo diniego che ho percepito non sia un qualcosa di definitivo, diciamo. Poi vorrei chiedere, se possibile, ancora un paio di domande, una alla dottoressa Milesi, che anch'io ringrazio per la disponibilità. In merito alla relazione dell'organo di revisione, ho visto un punto dove c'è scritto: in sede di approvazione del rendiconto 2019, l'ente non si è avvalso della possibilità prevista dall'articolo 109 di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nel 2020. Se era possibile avere delucidazioni in merito. Sempre su Tremalzo, fa piacere, mi aggancio anch'io ad Andrea, fa piacere vedere che c'è ancora questo 1,5 milioni accantonato per Tremalzo. Vorrei sapere se è possibile, a che punto siamo nell'operazione Tremalzo e quando intendiate condividere con noi e con la popolazione le vostre intenzioni in merito alla previsione per lo sviluppo di Tremalzo, prima che magari sia già cominciato il tutto, se possibile. Grazie. Grazie consigliere. Allora riprendiamo con le risposte in ordine di prenotazione. Vedo che prima si era prenotato l'assessore Sartori, poi dopo Zembri e poi il sindaco. Prego Sartori. Sì, grazie Presidente. Un po' il punto della situazione. E Massimiliano Rosa prima ha analizzato la questione che per quanto riguarda le opere pubbliche è stato impegnato solo il 40% di quello previsto a bilancio. E voglio ricordare però al consigliere Rosa che più o meno era quello che spendevano di quanto riuscivano a impegnare durante la legislazione 2010-2015. Quindi mi stupisce un po' quanto da lui asserito. E i 12 milioni derivano dal fatto che come amministrazione siamo riusciti ad ottenere importanti finanziamenti che in questo momento per cui le opere sono in attesa di essere approvate dagli organi competenti. Per cui questo può essere visto da un punto di vista negativo, perché è stato speso il 40% di quello messo a bilancio, ma quanto speso mediamente durante la legislatura dove lui era consigliere di maggioranza, dipende sempre dai punti di vista. Insomma. Per quanto riguarda le acquisizioni che diceva la consigliere Laurenti, sono principalmente finalizzate ad opere pubbliche e adesso non ho sott'occhio l'elenco, ma ad esempio a Tiano di Sopra, magari se vuole intervenire il consigliere, l'assessore, il vice sindaco Gliari, era finalizzato ad acquisire un tratto di strada finalizzato alla realizzazione di un parcheggio prospiciente al cimitero, e cosa simile è stata fatta alla colonia di Molina, dove è stato acquisito un terreno finalizzato a un progetto che è quello che chiedevi tu, Alessandra, sulla zona dell'ex colonia,
quei 500.000 euro a bilancio non sono altro che la continuazione di quanto la nostra amministrazione ha iniziato nella legislatura 2015-2020, che prevede la riqualificazione della zona che dal Museo delle Palafitte porta alla colonia. In questo momento siamo nella procedura espropriativa, ossia sono state inviate le lettere ai proprietari interessati dei fondi e nelle prossime settimane ci sarà l'approvazione da parte della giunta del progetto per poi finalizzare l'opera che permette una riqualificazione importante di una zona strategica per il nostro territorio, che è quello che parte dal Museo delle Palafitte, per cui la riqualificazione della zona delle Palafitte a seguito di quel finanziamento, di quella ristrutturazione importante che ha avuto il Museo delle Palafitte fino alla colonia. E sono contento, cioè personalmente sono contento delle parole del consigliere De Guelmi, perché credo anch'io che la riqualificazione di Tremazzo sia un'opera importante. Questa riqualificazione però passa anche attraverso una riqualificazione delle volumetrie esistenti, e questo mi collego magari a quanto chiesto dal consigliere Rosa, in quanto come previsto dalla previsione urbanistica, quanto si vuole fare su Tremazzo, mi stupisco delle sue parole che è stato presidente della commissione urbanistica, basta che legga il PRG, è specificato chiaramente quello che si vuole fare su Tremazzo. E per quanto riguarda il bilancio partecipato, ovviamente il sindaco, secondo me, ha avuto parlato nella direzione della maggioranza che ha portato avanti anche quanto fatto nella legislatura precedente. Noi siamo già stati eletti su un programma elettorale, però questo non ci ha impedito nei 5 anni di fare riunioni sul territorio, di chiedere segnalazioni dal territorio e finalizzare operazioni sul territorio. Come saranno alcuni dei consiglieri che attualmente sono consiglieri in questo consiglio comunale e che hanno partecipato a queste riunioni, sono arrivate parecchie segnalazioni che in qualche modo hanno avuto risposta all'interno del bilancio comunale. Per cui anche questo è un bilancio partecipato che dà risposta al 100% della popolazione, in quanto, come giustamente ha detto il consigliere Rosa, la nostra maggioranza non è formata dal 56% delle persone che ci ha detto, ma è rappresentata dai cittadini lebrensi. Grazie. Grazie Assessore Sartori. Direi allora in secondo luogo di passare la parola all'Assessore Zengli per i problemi di sua competenza, le risposte che lo riguardano. Sì, niente, io volevo fare solo una piccola aggiunta a quello che ha già detto l'Assessore Sartori, dicendo che effettivamente su Tremazzo dobbiamo fare qualcosa, i soldi sono lì da tempo e noi... Prima più in fretta si fa, meglio è. Questo anche perché credo che insomma è un'esigenza proprio anche della nostra comunità. E la zona veramente merita per essere riqualificata, anche la valle, e quindi sia sotto l'aspetto turistico, economico, e quindi è nostro compito cercare di essere più celeri possibile. Logicamente questo sarà una cosa che condivideremo assieme, per cui tu Max dicevi a meno che non abbiate già fatto qualcosa, noi non abbiamo fatto assolutamente nulla, stiamo attendendo degli incontri che riteniamo importanti, che saranno veramente a breve, anche con uno diciamo degli investitori che ha voglia ancora di investire su Tremazzo, che è Leali, sarà un confronto comunque fatto non solo con lui, sarà fatto anche con altri che hanno attività su Tremazzo, però siccome non abbiamo ancora, diciamo, sappiamo che vogliamo sviluppare la zona e sappiamo dove vogliamo arrivare, però quando si tratta di investire, spendere i soldi, prima di dire partiamo e li investiamo, dobbiamo avere un'idea molto chiara di dove vogliamo arrivare, e questo qua sarà sicuramente, farà parte di una discussione che sarà aperta, quindi sicuramente ci sarà confronto su questo. Non è ancora chiarissima l'idea, però sicuramente sarà nostro compito prima possibile coinvolgere
anche, diciamo, anche altri operatori che hanno intenzione di investire su Tremalzo assieme alle ali, per capire dove vogliamo arrivare, perché è importante spenderli bene. Non possiamo permetterci di fare degli errori, perché sono risorse importanti e quindi dobbiamo condividerle anche con gli investitori, perché per fare cose fatte bene è meglio avere un quadro bello chiaro di cosa e dove vogliamo arrivare. Solo per quello che non c'è ancora nulla al momento. Comunque cercheremo di accelerare il più possibile. Noi stiamo sollecitando gli incontri, qualche piccolo incontro c'è già stato, però sono stati solo incontri così abbastanza informali. Quando ci sarà davvero un contenuto importante, avremo modo di confrontarci. Grazie. Grazie Assessore. Allora la parola al Sindaco per la parte del suo intervento. No, volevo riallacciarmi, volevo rispondere al consigliere Rosa, perché allora vorrei rispondere con dei dati. Noi la legislatura precedente abbiamo fatto una serie di incontri con la popolazione che si chiamavano l'amministrazione incontra la popolazione. Ne abbiamo fatti una decina lungo tutta la Val di Ledro e aperti naturalmente a tutti i paesi ogni incontro. E in ogni incontro raccoglievamo le istanze, diciamo, più o meno urgenti, le esigenze più o meno sentite della popolazione, e abbiamo cercato di metterle in campo. Ad esempio, nella riunione che abbiamo fatto a Barcesino è emerso due elementi, che erano il parcheggio e il marciapiede, e abbiamo messo in programma, diciamo, il marciapiede, perché era possibile ultimarlo per primo. E a me non piace fare paragoni, però io non mi ricordo che l'amministrazione precedente, di cui anche Massimiliano faccia parte, sia mai venuta a Pre a incontrare la popolazione o a chiedere quello di cui aveva bisogno il paese. Però, nel senso, ci sta, però non accetto che mi venga detto, insomma, che il nostro bilancio o le nostre scelte non siano partecipate, perché il nostro bilancio e le nostre scelte non derivano altro che da esigenze e da richieste dei cittadini, insomma. Come diceva l'altro giorno sulla mozione di Via Tovi, insomma, ci sono state 500 firme a bezzecca, il paese è bezzecca, e vuol dire che la cittadinanza sentiva maggiormente giusta questa soluzione, e noi non abbiamo fatto altro che assecondare, diciamo, in maniera democratica questa soluzione, che comunque è una soluzione ragionevole, perché capisco se proponessero soluzioni che non stavano in cielo in terra. Ecco, tutto lì. Perciò, insomma, noi abbiamo sempre cercato, e è nostra intenzione, se appena si apre un po' il mondo, di rifare queste riunioni nei vari paesi per tastare un po' quello che è il terreno, gli umori e quelle che sono appunto le esigenze, magari mutate o future, delle varie frazioni dei vari paesi. Grazie. Sì, grazie Sindaco. Ha chiesto di parlare, un secondo intervento, il consigliere Di Guelmi Andrea. Prego. Grazie Presidente, solo una risposta veloce sul tema Tremalza, visto che è un tema che sta a cuore sia maggioranza che minoranza. E, no, si parlava di incontri con l'investitore. Tremalza è un bene pubblico, quindi penso che il primo investitore debba essere il Comune di Ledo. Il Comune di Ledo ha i soldi a disposizione ed è giusto che crei una progettualità in linea con l'interesse del privato. Ma anche il privato deve mettersi in linea con l'interesse comunale, di quello che noi, popolazione, noi amministrazione, vogliamo fare del nostro Tremalzo, senza farlo trasformare altri. E inoltre, visto che si parla di avanza amministrazione, anche i dettagli, le piccole cose su Tremalzo sono importanti, oltre al progetto, ripeto, di aprire il Garibaldi,
sono stato su oggi, quel vecchio pattinaggio è smantellato a metà è rotto, non si capisce bene cos'è. Ripeto, al momento che devo dare in gestione una struttura e veramente credo in Tremalzo, credo nel ruolo, c'ho su una struttura mia, vediamo che quando venga concessa in uso sia almeno in stato dignitoso l'esterno. Grazie. Grazie consigliere De Guelmi. Allora la parola all'assessore Trentini che ha chiesto di parlare. Grazie Presidente. Dopo credo che dovesse dare un paio di risposte tecniche anche la dottoressa Milesi a una richiesta fatta. Mi chiedo scusa se la sto sorpassando in questo momento. Ecco. No, volevo solo fare due considerazioni sul discorso dell'avanzo di amministrazione. No, noi abbiamo impegnato nel 2020 parecchie risorse nostre di avanzo libero. Poi è arrivato a dicembre, purtroppo è arrivato a dicembre, la disponibilità di poterlo usare, questo famoso fondone che ci ha permesso di riscontrare quello che era stato impegnato, quello che era stato impegnato prima con soldi nostri di avanzo e riportare questa disponibilità di nuovo sull'avanzo disponibile del comune. Ecco, questo è stato il vero motivo per il quale abbiamo un avanzo, uno dei motivi più importanti, non il solo, ma uno dei motivi più importanti per il quale abbiamo questo avanzo così importante. Ecco, è chiaro che abbiamo l'impegno, questo fondo, di spenderlo entro l'anno, perché altrimenti lo Stato centrale ce ne chiederà conto, insomma. E quindi è indispensabile che l'amministrazione comune si preveda degli interventi da fare in maniera da scontare, a spendere tutto questo fondone. Un'altra cosa è relativa al, l'ha toccata prima l'assessore Sartori, al 40% delle opere impegnate. Giustamente il 40% uno dice poco. Io credo che in un anno di Covid, no, dove tutto era fermo, non sia assolutamente poco. Perché in un anno di Covid, no, questa amministrazione, nel bene e nel male, no, ha impegnato tanto quanto una percentuale alta tanto quanto in amministrazioni precedenti hanno impegnato in anni normali. Ecco, credo che questo sia comunque uno sforzo importante e soprattutto facendo i risconti, no, questi impegni quest'anno sono al 98%, quindi è vero che si è traslato in avanti un po' purtroppo per scelte e situazioni a causa di forza maggiore non sicuramente imputabili a nessun tipo di amministrazione, a nessun tipo di è una causa di forza maggiore che così è stato, però credo che l'impegno, no, anche da parte degli uffici, no, ci sia stato in maniera forte ed importante, perché magari lavorando da casa, magari facendo delle cose dove ci voleva più tempo e più disponibilità di intervento, anche perché tutti i lavori che erano stati già approvati, anche se no, adesso io entro in un campo che non è il mio, anche sul piano della sicurezza, hanno dovuto tutti essere di nuovo ricalibrati, perché abbiamo dovuto rifare tutti i piani delle sicurezze nuove per via del Covid sempre. Chiaramente anche questo non è colpa di nessuno, ma così è. Ecco, quindi il lavoro fatto anche da parte degli uffici è stato, credo, importante, e di questo bisogna ringraziarli e rendere merito, perché in un momento di difficoltà si sono impegnati, credo, in una maniera ancora più importante per fare in modo che ai cittadini, alle nostre persone, alla nostra comunità la pandemia avesse un peso, voglio dire, perlomeno dal punto di vista dei servizi e dal punto di vista delle opere da realizzare, il meno impattante possibile dal punto di vista di quanto impegnato. Detto questo, fondi speciali, credo che, almeno da quanto si sente dire anche dalla nostra provincia, anche a livello nazionale, credo che ne arriveranno degli altri ancora anche sul bilancio, anche quest'anno.
e quindi sotto questo aspetto di cose dovremo anche vedere in che maniera impegnarli, in che maniera ce li faranno impegnare, se su spesa corrente, se su spese di investimenti, se su... No, ancora questo ancora è tutto da vedere. Una parola sul bilancio partecipativo. Io credo che il nostro, adesso questo sarà una questione di punti di vista, sia un bilancio partecipativo, perché questo nasce da un confronto, no, con i prosindaci, con la popolazione, con tutte le richieste e gli incontri che vengono fatti sul territorio, no? Ed è la normale conseguenza di un progetto, che non sono promesse, è un programma di lavoro elettorale, no, che è stato condiviso dal 56% delle persone che ci hanno votato, ma non per questo, no, non viene tenuto conto, no, esempi ne abbiamo parecchi, no, di richieste ed esigenze di cittadini che probabilmente, no, giustamente per libera scelta, hanno avuto delle hanno avuto la voglia e la possibilità di fare delle scelte diverse rispetto a quello che magari era più vicino a noi. Sotto questo aspetto di cose, credo che, e nonostante tutto questo, no, e la dottoressa Miliesi questo lo può spiegare, con tutte queste variabili che ci sono dell'ultimo minuto, improvvisamente l'abbassamento della tassa di qua, l'andamento dei rifiuti di là, no, fare un bilancio non è cosa assolutamente facile. Ecco, credo che sotto questo aspetto di cose questa amministrazione sia molto 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 aperta a far partecipare le idee e i pensieri dei censiti di Ledro. Di questo ne sono ampiamente convinto. Si può sempre fare di meglio, però credo che nei momenti particolari in cui siamo credo che sia stato fatto un grande e buon lavoro sia da parte degli amministratori che da parte soprattutto anche dei funzionari che compongono questa struttura. Questo mi sento di dirlo e mi sento di ringraziarli, no, a nome, credo, sicuramente di tutta la giunta, ma credo a nome di tutta la maggioranza. Ecco, io vorrei che adesso magari desse quella risposta che deve dare la dottoressa Miliesi, se no continuiamo a spostarla avanti, forse magari. Grazie. Grazie, assessor Trentini. Allora, volentieri passiamo la parola alla dottoressa Miliesi, che ringraziamo per il suo intervento chiarificatore, comunque, per centrarne in particolare. Allora, il documento che fa il editore riguarda un articolo del Cura Italia, dove fondamentalmente dava la possibilità ai comuni. Riuscite a sentirmi? Perché io mi sento ritornare indietro. Riuscite a sentirmi bene? Chiedo a Fabio Rosa di chiudere il microfono. Niente, il mio è sempre chiuso. È sempre chiuso il mio, si vede aperto ma è sempre chiuso. Ah, va bene. E anche di Dario Trentini, per cortesia. Perfetto, adesso mi sentite? Ottimo. Allora, riguardo a un articolo del decreto Cura Italia dove la normativa, comunque lo Stato, dava la possibilità ai comuni di, già in sede di approvazione del rendiconto, dello schema di rendiconto da parte dell'organo esecutivo, prima ancora di arrivare in consiglio, di svincolare alcune quote di avanzo che avevano determinate tipologie di caratteristiche. Si parla di quote di avanzo vincolato, questo per destinarle ad assorbire gli interventi urgenti derivanti dalla pandemia Covid. Il comune di Ledro ha un bilancio, aveva sia l'anno scorso che quest'anno un bilancio molto sano, che ha permesso comunque di assorbire tutti gli interventi, di assorbire tutte le di assorbire appunto la crisi, le minori entrate, le maggiori spese, eccetera, costantemente rimettendo a posto il bilancio, poi applicando successivamente avanzo libero, quindi non aveva questa urgenza di svincolare quelle quote di avanzo vincolato. Se avete, spero di essermi chiarita, se no c'è, se avete bisogno. Va bene, grazie. Intanto allora direi di riprendere allora con le risposte. Aveva chiesto di parlare ancora l'assessore Zendri e poi una domanda da parte del consigliere Rosa.
Prego, Zendri. Sì, grazie. Niente, volevo rispondere ad Andrea perché magari sono stato interpretato un po' male. Lui dice giustamente si guarda solo a un investitore, non è vero, però guarda, secondo me quello che è importante, siccome l'importo è tanto e poco, l'importante è mirarlo bene, perché dobbiamo fare un investimento che abbia un interesse proprio per la nostra comunità, e per far questo dobbiamo fare una cosa che sia in sintonia, secondo me. Questo non toglie il fatto, e anche un impegno che mi sono già preso già da alcuni giorni, appena si insedierà, diciamo, quella che ha vinto praticamente la signora che ha vinto lì al Garibaldi, il fatto che mi incontrerò sicuramente con lei, verificheremo, anche perché l'immobile comunque lì è nostro, è del comune, verificheremo se ci sono anche lì degli investimenti o spese da effettuare. Ma questo penso che vada al di là del 1.400.000. Logicamente sarà, come dicevo, un confronto non solo con un imprenditore, ma su tutti gli attori che investono su Tremanzo. Quindi questo penso che sia chiaro, l'ho già detto anche l'altra volta nell'altro consiglio. Vorrei però che venissero spesi con intelligenza, ecco, perché sono fondi pubblici e la ricaduta deve essere anche importante, secondo me. Fare le cose magari così solo di fretta per sistemare una piccola cosa o per vedere un qualcosa rischia che magari, secondo me, sia una cosa monca o comunque non abbia magari delle finalità corrette. A me piacerebbe di più proprio un confronto, logicamente con l'operatore che ritengo possa, adesso vediamo, insomma, possa essere l'attore principale per questo rilancio di Tremanzo. Però questo non toglie che devo confrontarmi effettivamente con tutti, e anche con la comunità, e anche con voi, perché logicamente i soldi vanno investiti bene. E, ripeto, è importante anche vedere anche le piccole cose, e sicuramente se ci saranno migliorie da fare comunque, perché magari adesso la situazione anche lì al Garibaldi, come dicevi tu, magari la staccionata è rotta o c'è da sistemare qualcosa, questo qua comunque è interesse nostro, perché comunque siamo proprietari di quell'immobile e comunque giustamente lì bisogna attivarsi. Però sull'utilizzo di questo fondo che c'è lì vincolato, vorrei veramente, prima di decidere come investirlo, proprio non sapendo se sono tanti o se sono pochi, capire bene a cosa potrebbe essere proprio indirizzato, perché secondo me è importante. Perché un investimento così, secondo me, merita attenzione. Quindi è vero, dobbiamo accelerare un po' i tempi, però non vorrei troppo accelerarli per fare un qualcosa che alla fine non sia proprio tarato nel modo giusto. Solo quello, Andrea. Quindi da quel lato lì vorrei rassicurarti, insomma, che non è che sono qua a aspettare solo l'investitore. Logicamente dovremmo fare anche noi le nostre valutazioni. Però se le facciamo assieme, se le facciamo in sinergia con chi investe su Tremanzo, sono convinto che li spendiamo nel miglior modo. Solo quello. Grazie. Grazie, Assessore Zendri. E la parola adesso a Rosa Cesare per il suo primo intervento. Prego. Grazie a tutti e grazie Presidente. Io volevo fare soltanto due piccole domande. Una è riguardo al fondo all'avanzo, insomma, disponibile di 4 milioni, e se si sa già, e se avete già dei progetti su cui investirlo. E mi piacerebbe che questo progetto, come è stato detto anche dai miei colleghi di minoranza, e che venisse questo importo per i progetti è fatta, insomma, un coinvolgimento da parte della popolazione, di tutti. Come diceva Luca sull'importo vincolato per Tremanzo, che sono soldi pubblici e che vanno spesi con attenzione, è la stessa cosa anche con i 4 milioni di si avanzo disponibile. E riguardo al bilancio, insomma, partecipativo,
sono l'idea di massa, anche se, come dite voi, che avete sempre fatto le cose che vuole la popolazione e in condivisione con la popolazione, e non mi sembra questo, basta vedere quello che è successo con il posizionamento delle isole interrate, perché se fossero stati fatti dei progetti condivisi non sarebbe successo che si fermano progetti e lavori per spostarle, ma se l'intenzione vostra è quella di fare le serate in ogni mese, sono contento perché è quello che va fatto, però mi auguro che vengano fatte in ogni singola frazione, da Pesa a Enzumo e a Tiano di Sopra. E un'altra piccola cosa è che mi piacerebbe che ci fosse più attenzione sulla manutenzione del territorio personale alle piccole cose, e perché credo che il territorio e la manutenzione sia va dietro è il nostro centro da visita, e anche perché la Val di Ledro non ha bisogno di sa quali prezzi, ma di una bella manutenzione e sempre vedere. Ok, posso, grazie. Grazie consigliere Rosa. Vedo la mano alzata da parte della consigliera Laurenti, però devo ricordare che ciascun consigliere ha diritto solo a due interventi, pertanto c'è ancora qualcuno che non ha fatto ancora il primo e qualcuno che non ha fatto il secondo, pertanto non posso accettare la richiesta di alzata di mano. Ok, grazie. Non vedo altre mani alzate. Ecco, chiede però di parlare, di replicare forse al suo intervento, l'assessore Trentini. Prego, assessore. Presidente, volevo rispondere alla richiesta del consigliere Cesare Rosa per quanto riguarda i 4 milioni e 400 mila euro di avanzo libero. Penso si riferisse all'avanzo libero, perché l'avanzo vincolato è vincolato di suo e quindi quello ha già delle destinazioni sue. Come ho letto prima nella relazione del rendiconto, i 4.436.298 euro di avanzo libero può essere utilizzato prima per la copertura dei debiti fuori bilancio, poi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, poi in seguito per le spese di investimento o per spesa corrente non ricorrente, ovvero una tantum. Ecco, questi saranno disponibili dopo che a fine giugno, o forse sarà prorogato a fine luglio, adesso bisogna vedere cosa decide lo Stato centrale, le disposizioni nuove che ci arriveranno, sarà disponibile sul bilancio nuovo di quest'anno perché prima bisogna utilizzarlo per la copertura dei debiti fuori bilancio, poi l'autorità medesi deve controllare la salvaguardia degli equilibri di bilancio e poi in seguito tutto il resto che viene a caduta, che sarà da ridefinire quando sarà definito i numeri e le cifre esatte disponibili per questo. Grazie. Grazie assessore Trentini. Altre domande non ne vedo. Probabilmente hanno trovato le risposte esaurienti o in qualche modo soddisfacenti. Vedo sempre una mano alzata da parte del consigliere Massimiliano Rosa, ma devo parimenti alla consigliera Alessandra ricordare che ogni consigliere ha diritto solo a due interventi.
Purtroppo la regola è così, il regolamento non lo possiamo variare ogni volta. Altre domande, altre richieste di chiarimenti? Non ne vedo, pertanto a questo punto direi che consideriamo chiusa. Ah, ecco, alzato la mano adesso Alessandro Federico. Sì, è per fare una dichiarazione di voto a nome di Vivi Ledro. E parto con una premessa velocissima riguardante i 4,5 milioni di avanzo. Se dobbiamo aspettare i debiti fuori di bilancio, di capire se dobbiamo andare a coprire debiti fuori bilancio per 4,5 milioni, penso che dobbiamo iniziare a preoccuparci immediatamente. Se volete una proposta che vale anche come bilancio partecipativo per tutti, potrebbe essere quella di investire una buona parte nel sociale e nella sanità di questo avanzo di amministrazione. Detto questo, come consigliere di Vivi Ledro ci asterremo per due ragioni. Una, legate probabilmente entrambe all'anno 2020, anno in cui ci sono state le elezioni, e quindi di fatto di questo bilancio 2020 non abbiamo che vissuto un mese e mezzo come consiglieri, e seconda, appunto, astenuti perché non volevamo votare contrari, considerata il nefasto anno non solo per il Ledro ma per tutto il pianeta. Grazie consigliere Federigotti. Allora abbiamo ascoltato la dichiarazione di voto, pertanto direi a questo punto allora passiamo alla votazione. Cellana Eric. Favorevole. Collotta Luca. Favorevole. Dal Bosco Natale, favorevole. Dal Dos Federico. Favorevole. Di Guelmi Andrea. Astenuto. Federigotti Alessandro. Astenuto. Federigotti Fabio. Astenuto. Girardi Renato. Favorevole. Laurenti Alessandra. Astenuta. Leonardi Jacopo. Favorevole. Oliari Claudio. Favorevole. Rosa Cesare. Astenuto. Rosa Fabio. Favorevole. Rosa Massimiliano. Astenuto. Sartori Roberto. Favorevole. Taroli Ezio. Favorevole. Trentini Dario. Favorevole. Bene, allora il Consiglio approva con 12 voti a favore e 6 voti astenuti, nessun contrario. E con questo dobbiamo altrettanto votare per l'immediata eseguibilità. Cellana Eric. Favorevole. Collotta Luca. Favorevole. Dal Bosco Natale. Favorevole. Dal Dos Federico. Favorevole. De Guelmi Andrea. No. Non ho capito, scusa. Scusa Natale, astenuto. Anche sull'immediata eseguibilità? Sì. Astenuto. Federigotti Alessandro. Favorevole. Federigotti Fabio. No. E puoi ripetere Fabio per scortesia? Astenuto. Girardi Renato. Favorevole. Laurenti Alessandra. C'è un problema di ritorno con l'audio. Puoi ripetere? Favorevole. Leonardi Jacopo. Favorevole. Oliari Claudio. Favorevole. Rosa Cesare. Favorevole. Rosa Fabio. Favorevole. Rosa Massimiliano.
Favorevole. Favorevole. Sartori Roberto. Favorevole. Taroli Ezio. Favorevole. Favorevole. Trentini Dario. Favorevole. Favorevole. Anche per l'immediata eseguibilità viene approvato, diciamo, con 16 voti. Scusa, Natale. Sì. Da saper male Trentini. Non ha... Ti sei fermato a Trentini Dario. Io non ho sentito il mio nome, scusate. Ah. No, sono subito dopo di lui, non è che non mi hai chiesto. È vero, hai ragione, però qui purtroppo c'è un errore di stampa, non figura. Lo metto a penna, va bene, dai, scusa, eh. No, no, niente, tranquillo. Allora, no, sull'altro punto ci sei chiaramente. Io seguendo l'elenco non potevo subito rendermene conto. Zenderi, Luca, favorevole quindi, vero? Favorevole. Sì. No, l'ho detto anche prima, che se non avevi chiamato anche prima, sei la mia. Sì, perché seguivo okay. L'elenco di là, vabbè. Allora... Per l'immediata eseguibilità 16 voti a favore e 2 astenuti. Nessun contrario. Bene. Allora abbiamo chiuso il primo punto. Do lettura al secondo punto all'ordine del giorno, che riguarda l'approvazione del regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto per il finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo del tessuto socio-economico di Ledro. Ecco, sull'argomento presenta il consigliere Taroli Ezio. Prego, Ezio. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare con la relazione, vorrei spendere anche due parole per i componenti della Commissione delle Attività Produttive. Quando siamo stati incaricati di stilare il regolamento per il progetto Ledro, come presidente ho trovato tutti i commissari una reale collaborazione e concretezza verso un progetto che riguarda il benessere socio-economico della nostra valle. Voglio per questo ringraziare tutti i componenti di maggioranza e minoranza, voglio ringraziare l'assessore Trentini e in modo particolare anche la dottoressa Milesi e il dottor Sergio Gonzo per la disponibilità e la professionalità che hanno messo in questo lavoro. E con la preghiera anche a loro di portare avanti il prima possibile anche i bandi. Bene, in sintesi, quello che è il regolamento del Fondo di Sviluppo Ledro che abbiamo approvato nella Commissione dell'Attività Produttiva. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dei contributi economici relativi al Fondo per lo Sviluppo Socio-Economico di Ledro. Costituito in seno l'obiettivo operativo della missione 14, programma 3, contenuto nei DUP approvati dal Consiglio Comunale e vincolato con delibera di Consiglio 17 del 6 luglio 2020, destinato a finanziare l'avviamento di appositi progetti innovativi per lo sviluppo del tessuto socio-economico del Comune di Ledro. Il Fondo per lo Sviluppo Socio-Economico di Ledro si prefigge di sostenere la ripresa economica conseguente alle limitazioni e alle prescrizioni introdotte nel lungo periodo emergenziale sanitario dovuto alla pandemia del Covid-19, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti innovativi che consentono lo sviluppo socio-economico di Ledro anche nel lungo periodo nei seguenti settori di riferimento: agricoltura, zootecnia, allevamento, industria, artigianato, commercio, cultura, sociale, sport, turismo. Le condizioni da rispettare per essere ammessi al contributo sono: proporre nuovi progetti per lo sviluppo socio-economico del territorio in relazione alle finalità che andranno a trattare, attività prevalente presso il Comune di Ledro, ovvero l'attività per la quale viene richiesto il contributo deve essere svolta prevalentemente sul territorio del Comune di Ledro, anche se la sede legale della società risulta fuori dal territorio comunale. Nel caso di costituzione di nuove imprese, la sede legale deve essere obbligatoriamente individuata nel Comune di Ledro.
ricaduta sul comune di Ledro, ovvero essere destinati alla realizzazione di attività, prodotti, processi e servizi con ricaduta economico-sociale anche indiretta sul territorio del comune di Ledro. In particolare, i progetti devono perseguire i seguenti obiettivi finalità: creare occupazione attraverso la costituzione di nuove imprese e incremento dei posti di lavoro, con particolare attenzione al personale qualificato, ai giovani e all'occupazione femminile. Incremento della produzione e qualità delle produzioni locali adriense e produzione biologica. Incremento del numero e della qualità dei servizi offerti alla popolazione, con particolare attenzione alla realizzazione di progetti, iniziative culturali e sportive, allo sviluppo di servizi conciliazione famiglia-lavoro e servizi destinati agli anziani e alle categorie fragili, nonché alla creazione di luoghi di incontro per lo sviluppo delle interazioni sociali. Potenziamento della commercializzazione, promozione e consumo delle produzioni locali, le grensi, e della promozione, commercializzazione e informazione capillare dei servizi offerti a Ledro, attraverso azioni mirate di marketing, realizzazione di fiere, eventi e festival, prediligendo l'uso di applicazioni e piattaforme digitali. Valorizzazione dell'ambiente, con particolare attenzione a progetti e iniziative che mirano alla riduzione dei rifiuti e emissioni inquinanti e al riutilizzo di materiali di scarto, nonché al recupero dei numerosi terreni incolti del territorio. Valorizzazione dei centri storici, valorizzazione del paesaggio anche attraverso il recupero degli stabili dismessi, valorizzazione del patrimonio culturale locale. Lavorare insieme, ovvero prediligendo l'adozione di accordi di filiera o altri strumenti di cooperazione tra operatori del medesimo settore o operatori di settori diversi, coinvolgendo l'associazione no profit operante sul territorio. Incremento della proposta turistica offerta attraverso progetti di turismo green, esperienziale, enogastronomico, sportivo, didattico e soprattutto destagionalizzato. Valorizzazione dello sviluppo sociale ed umano della comunità ledrense attraverso lo sviluppo della formazione rivolta alla comunità, anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli ambiti di formazione scolastica e la realizzazione di interscambi formativi a livello europeo. La riqualificazione professionale dell'impresa e della propria forza lavoro. L'entità del Fondo per lo sviluppo socio-economico di Ledro è pari a 500.000 euro e viene suddiviso nei seguenti settori di intervento. Per l'agricoltura, zootecnia e allevamento, euro 125.000. Per il settore industria, artigianato e commercio, euro 125.000. Per la cultura, sociale e sport, euro 125.000, di cui 60.000 sono destinati al settore no profit, ovvero le associazioni per le quali è stato previsto un procedimento più snello per la presentazione dei progetti. Turismo, pari ad euro 125.000. Nel caso in cui pervenisse un numero esiguo di progetti relativi ad uno o più dei settori, o tali progetti non risultino ammissibili in relazione alle finalità e criteri del presente regolamento, le risorse non utilizzate nei rispettivi settori possono essere distribuite negli altri settori di riferimento, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, se il budget attribuito a quest'ultimi non permetta di soddisfare tutte le istanze pervenute. Perciò si può rimodulare. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti: imprese intese come singole o associate attraverso appositi contratti, esempio rete di impresa o consorzio; persone fisiche che siano intenzionate ad avviare un'impresa con sede legale a Ledro; società cooperative, società consortili o altri soggetti giuridici già costituiti per la cooperazione; società cooperative, società consortili o altri soggetti giuridici da costituire per la cooperazione con sede legale a Ledro; le associazioni senza scopo di lucro, cultura, sociale, sport. I requisiti sono indicati nel regolamento e comunque verranno approfonditi all'interno dei rispettivi bandi. Il contributo viene determinato per un importo pari alla percentuale stabilita sul limite massimo delle spese ammissibili indicato all'articolo 5 del regolamento. E ogni soggetto può ottenere contributi a valere sul presente regolamento nel limite massimo complessivo di 60.000 euro, concessi nel regime dei minimis. La soglia minima di spesa per essere ammessa al contributo è di 10.000 euro.
I contributi di cui è presente il regolamento vengono assegnati tramite bandi suddivisi per rispettivi settori di riferimento che verranno approvati dalla Giunta Comunale, che dovrà inoltre indicare i criteri di valutazione e di premialità in coerenza con le finalità del presente regolamento e relativi punteggi massimi assegnati per la costituzione delle graduatorie, che il limite minimo dei punteggi da ottenere per essere ammessi in graduatoria. Per la valutazione dei progetti verrà istituita una commissione tecnica, i cui commissari saranno il responsabile del settore servizi alla persona e i responsabili di settore o servizio del Comune di Ledro scelti dallo stesso. I progetti beneficiari del contributo potranno vedere l'erogazione dello stesso con acconto del 40% entro 30 giorni dall'avvenuto dal provvedimento di concessione dello stesso, ovvero il 70% se questo è coperto da fideiussione bancaria e il saldo a rendicontazione delle spese. I soggetti hanno determinati obblighi da rispettare, come indicati nel regolamento. In caso di mancato rispetto degli obblighi o dell'avvio del progetto entro un anno dalla concessione, salvo eventuale proroga ben motivata, viene revocato il contributo con il contestuale rimborso dell'acconto. Per quanto riguarda invece le associazioni, si è scelto un percorso semplificato, in quanto si parla del settore no profit a servizio della comunità, in cui i componenti sono per lo più volontari. Per l'assegnazione dei contributi, le associazioni devono presentare domanda di assegnazione entro il 15 settembre per progetti di interesse per la comunità locale. Il facsimile della domanda verrà pubblicato sul sito del Comune, a cura del responsabile del settore e servizi alla persona, entro 30 giorni dalla data di esecutività del regolamento, cioè entro 30 giorni da stasera, indicativamente entro la metà di luglio. Le condizioni da rispettare per essere ammesse al contributo per quanto riguarda le associazioni sono: proporre nuovi progetti per lo sviluppo sociale del territorio in accordo agli obiettivi e finalità del regolamento, attività prevalente presso il Comune di Ledro, ovvero l'attività per la quale viene richiesto il contributo deve essere svolta prevalentemente sul territorio del Comune di Ledro, anche se la sede legale dell'associazione risulta fuori dal territorio comunale. La domanda di contributo per un progetto deve essere presentata da minimo due associazioni congiuntamente, da dimostrare con apposito accordo. Il contributo è stabilito per un importo fino al 100% delle spese ammissibili previste nel regolamento. Non è prevista una soglia minima di spese ammissibili e ogni progetto può ottenere contributi a valere sul presente articolo nel limite massimo complessivo di euro 20.000. Le spese ammissibili per le associazioni sono le seguenti: acquisti beni immobili necessari per il progetto ad esclusione di spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o non necessari. Spese correnti che il soggetto richiedente deve sostenere per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti di interesse per la comunità locale, anche pubblicitarie, ad eccezione di spese di affitto di locali, sono ammesse solo spese di affitto dei locali per singole giornate a sostegno della relativa manifestazione o iniziativa resa gratuita alla comunità, ad esempio per rappresentazioni, saggi, concerti gratuiti, eccetera. Non sono ammesse spese per utenze, spese per personale, interessi passivi, acquisti di merci o prodotti destinati alla vendita, pasti, alimenti e momenti conviviali che non siano strettamente attinenti all'organizzazione di specifiche iniziative, compensi, rimborsi ed altre utilità a favore del richiedente, di amministratori, soci ed associati. Il contributo, sempre per quanto riguarda le associazioni, sarà erogato nel seguente modo: acconto 70% entro 30 giorni dal provvedimento di concessione dello stesso, a saldo del contributo a rendicontazione delle spese sostenute da inoltrare entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del progetto o dell'iniziativa. Rimangono salvi gli obblighi contenuti nel regolamento pena la revoca del contributo. Ecco, questo diciamo in sintesi il regolamento del fondo, in sintesi. In realtà è questo, ci sono fuori solo le tabelle che non le ho menzionate, ma subito le leggo, che la Commissione ha approvato. Lascio ora la parola all'assessore Trentini per intervenire a supporto di quanto detto ed eventualmente a disposizione per eventuali richieste. Grazie. Grazie, buonasera.
Beh, non c'è molto da aggiungere a quanto hai elencato e detto tu, Ezio. Questo è il frutto di un lavoro importante svolto da tutti i commissari della Commissione delle Attività Produttive, con un grande aiuto da parte della dottoressa Milesi e del dottor Sario Gonzo. Ecco, io credo che adesso, una volta approvato questo, parta un momento altrettanto impegnativo ed altrettanto importante, che è quello dell'approvazione dei bandi, perché dovremo farlo molto breve per fare in modo di dare tempo alle persone, alle associazioni, alle attività interessate di poter predisporre dei progetti, poterli valutare in fretta e poter partire in fretta con questo tipo e spendere questo aiuto sulla nostra valle e sulla nostra gente e sulle nostre attività, con la speranza che tutto questo dia una spinta e una crescita a tutta quella che è la nostra situazione socio-economica che riguarda l'Edro. Ecco, mi sento di dire, facciamo in fretta anche a stendere, a preparare i bandi in modo da poter partire il più velocemente quanto prima con i progetti, che è la fase operativa, che forse anche quella che appassiona di più poi prevedere, insomma, nuove iniziative, nuove scelte all'Edro. Grazie. Grazie Assessor Trentini. Allora, avanti con le domande. Chi intende porre dei quesiti o dei chiarimenti, alzi pure la mano. Chiede di parlare il consigliere Federigotti Alessandro. Prego Alessandro. Grazie, riflessioni, perché penso di conoscerlo molto bene il regolamento. Parto nella riflessione da quello che ho già dichiarato in Commissione Attività Produttive, ovvero che trovo fondamentale che ogni idea e ogni azione politica, per essere efficace e tangibile e non sia dunque solo chiacchiere, debba trovare sempre la sua espressione concreta in atti. È vero, vengono affinate dagli uffici, ma che hanno lo scheletro fatto di visioni di carattere politico. Quindi mi fa un po' sorridere che vengano spinti gli uffici, che certamente adesso devono lavorare sui bandi, ma c'è di mezzo, insomma, una responsabilità politica che dobbiamo sempre anteporre quando diamo delle linee agli uffici, e chiediamoci se abbiamo perso del tempo su questo bando o meno dal punto di vista politico. Detto questo, il regolamento che abbiamo creato come commissione, e per il quale oggi ovviamente voto favorevolmente, è la dimostrazione, ne abbiamo parlato nel primo punto, dimostrazione che i programmi elettorali, che le politiche, che le riflessioni fatte non sono solo delle parole al vento e non sono un esercizio di retorica. Possono diventare cose concrete, diventare degli atti amministrativi, essere le fondamenta di azione che possono scaturire su un territorio. Penso di interpretare anche le voci di Andrea De Guelmi e di Cesare Rosa, dicendo che ci siamo messi con determinazione a lavorare su questo documento, e penso per una serie di motivi. Innanzitutto perché c'è stata, è corretto intellettualmente dirlo, c'è stata l'apertura politica dei rappresentanti della maggioranza nella commissione, che ci ha permesso prima di portare una soluzione a una partenza falsa che c'era stata a settembre, e poi una stessa apertura che ci ha permesso di lavorare insieme, trovando, crediamo noi, delle buone sintesi sia di carattere politico che di carattere tecnico. Abbiamo poi lavorato con determinazione perché è il momento in cui bisogna lavorare in emergenza, momento di agire immediatamente sul finire di pandemia per provare a ripartire come comunità. Abbiamo messo tutto noi stessi come consigliere di minoranza, dalla chiedere la convocazione, seppur informale, della commissione, al parteciparvi, perché abbiamo visto in maniera chiara la possibilità di ragionare e agire in maniera nuova, senza anche schemi preconfezionati per il futuro di Ledo. E dopo, la soddisfazione forse più grande è data dal fatto che, carta alla mano, possiamo constatare che gli obiettivi e le finalità di questo regolamento combaciano perfettamente con il programma elettorale di Azioni per Ledo e si indirizzano verso quello che consideravamo e consideriamo il meglio per Ledo che volevamo.
abbiamo condiviso ovviamente la necessità di riconoscere delle aree tematiche, dando loro, e questa è una sfumatura secondo me che va fatta pesare, dando loro un ugual peso economico, perché questo è un messaggio, non è una questione di metterli lì suddividendoli semplicemente, no, avremmo potuto mettere tutto sul turismo, tutto sull'agricoltura, invece il messaggio è chiaro che esce dalla Commissione. Abbiamo bisogno di una comunità che riparte in maniera armonica, che riparte con il turismo, che riparte con l'agricoltura, che riparte però anche con il sociale e con la cultura. Per questo spazio a tutto, anche al mondo delle associazioni, che sono un pilastro fondamentale delle iniziative culturali, turistiche e sportive, come diceva il Presidente della Commissione. Vorrei ricitarle, perché purtroppo stasera si è persa secondo me un'occasione per presentare bene questo regolamento. Potevamo fare anche un bel PowerPoint, quindi visto che non c'è stato, chiedo al Presidente della Commissione o all'Assessore di fare un incontro pubblico in cui raccontare nuovamente questo regolamento per spiegarlo, perché tutto sommato è semplice lo schema ed sarebbe semplice spiegarlo. Le finalità: creare condizioni perché si crei lavoro, soprattutto giovanile e femminile, aumento dei servizi, creazione di reti di lavoro, attenzione al paesaggio e all'ambiente che diventano primo prodotto turistico, riduzione dei rifiuti, valorizzazione dei centri storici, destagionalizzazione, fasce deboli, recupero di edifici dismessi, formazione dei giovani. Questo appare nel regolamento e questo appariva nelle azioni per l'Edro, nel programma elettorale. Vorrei anche che, visto che abbiamo un addetto stampa come amministrazione comunale, l'addetto stampa spendesse sia su Telegram che su Facebook del tempo per raccontare di questa possibilità e di questo regolamento. Finisco dicendo che a settembre, come candidato sindaco, e lo potete leggere nel programma elettorale, dichiaravo che viviamo tutti in un grande esperimento scientifico, politico e sociale, dal sentimento di unità creato dalla pandemia all'unità della progettazione, perché da un male comune, come appunto è stata la pandemia, può nascere una sola risposta, un bene comune, e dunque proviamoci. Oggi, e ho concluso, posso dire che ancora una volta, anche in barba a chi sostiene che le parole e i pensieri complessi non servano, invece servono, nella nostra azione politica c'è grande solidità e concretezza. E questa solidità e concretezza delle nostre parole, delle nostre visioni, delle nostre politiche, si chiama regolamento dei 500.000 euro. Grazie. Grazie consigliere Federigotti. La parola adesso al consigliere Collotta Luca, prego. Buonasera a tutti. Allora, quanto ha detto Alessandro, che è uscito da una commissione, diciamo, lampo ufficiale, ma ha un lavoro veramente importante dietro. Ci siamo trovati parecchie volte, è vero, parecchie volte in commissione informale, e ha portato, credo e spero, più che altro un ottimo risultato, perché poi quello che noi oggi andiamo ad approvare lo vedremo solo dopo quanto sarà appetibile anche per i nostri giovani e per il lavoro. E la questione della serata pubblica, sono assolutamente d'accordo, chiaro che forse è il caso di farla quando ci saranno anche i bandi, così si potrà diciamo sviscerare più in maniera più importante la questione. E tutti gli obiettivi che ha citato Alessandro Federigotti sono patrimonio comune di maggioranza e minoranza, in questo caso alcuni con sfaccettature magari diverse, però lo sono per tutti. Viviamo tutti a Ledro, abbiamo tutti la voglia e la voglia di vedere questi obiettivi portati a termine, e questo credo sia importante. Come ripeto, la Commissione ha lavorato bene e spero che questo clima di collaborazione, seppur con visioni diverse che a volte si hanno su punti magari importanti, sia portato avanti. Faccio una dichiarazione di voto per quanto riguarda la maggioranza, che evidentemente non può far altro che approvare una cosa che è voluta da tutti, e quindi noi come maggioranza siamo contenti di portare in approvazione questo
provvedimento e, come ripeto, siamo contenti di averlo fatto condividendolo con tutto il Consiglio. Grazie. Grazie consigliere Collotta. Adesso la parola al sindaco che ha chiesto l'intervento. Prego. No, volevo dire che sono soddisfatto, insomma, del risultato, e questa soddisfazione viene, insomma, dal vedere che finalmente si è riusciti a creare una sintesi per il bene della Valle di Ledro. È stato fatto un buon lavoro da parte di tutti, voglio complimentarmi con tutti quanti, insomma, che comunque a fronte di una partenza magari un po' difficile per la complessità, insomma, dell'argomento, ne sta uscendo un qualcosa di buono. Ecco, io mi auguro appunto che questa cosa venga compresa a pieno dai nostri cittadini, mi auguro che venga sfruttata al massimo dai nostri cittadini, dalle nostre imprese, dalle nostre associazioni, mi auguro che porti appunto a un qualcosa di nuovo, a un dopo Covid un po', insomma, che dia speranza per il futuro nel lavoro, insomma, che serva da dare una spinta a quella ripartenza, come diceva Alessandro, non solo economica, ma quella ripartenza che deve riprendere a 360 gradi. Perché da questo Covid mi sembra che ne stiamo uscendo non ammaccati solo economicamente, ma soprattutto ammaccati anche come individui, che in questo periodo abbiamo veramente perso quella che è la socialità, perso quello che è lo stare insieme, perso quello che sono andare agli eventi culturali, appunto a sviluppare delle idee, dei ragionamenti, a trovarsi anche come associazioni e insomma fare quelle cose di cui l'essere umano è fatto per stare bene, cioè è fatto per stare in compagnia, per avere una socialità attiva, insomma, per stare insieme. Ecco, io volevo solo dire questo. Sicuramente sarà nostra cura di affrontare l'informazione in maniera corretta tramite l'addetto stampa, tramite la pubblicazione su tutti i canali che necessitano, e sicuramente dopo dovremo darne risalto attraverso magari delle presentazioni pubbliche, facendo capire appunto magari anche ai nostri giovani che questa è un'opportunità che può essere colta e sviluppata, insomma, in maniera seria, e può dare anche dei risultati. Ecco, con questo voglio ringraziare tutti del lavoro svolto. Grazie sindaco. La parola adesso al consigliere Tarolli Ezio. Prego Ezio. Grazie. E ringrazio il sindaco per le parole, perché ha proprio colto il punto di quanto riguarda, per quanto riguarda questo progetto di sviluppo Ledro. Quando abbiamo pensato in piena pandemia, quando è stato pensato e pensato da noi, era proprio questa la finalità: creare socialità, unire le forze anche tra imprese, anche tra privati. Perciò le parole del sindaco secondo me calzano benissimo e lo ringrazio di questo. Per quanto riguarda questo il regolamento è stato, dal mio punto di vista, abbastanza semplice, perché le finalità erano molto condivise, era naturale che fossero condivise, perché toccavano tutti i settori di quello che era la nostra vita sociale, della Valle di Ledro e lavorativa. Perciò, al di là di qualche dettaglio, era una cosa che veniva abbastanza naturale. Sul fatto di fare una serata di presentazione ne abbiamo già discusso, sono d'accordo anch'io, la faremo nei tempi giusti. L'importante, come si diceva anche in commissione,
ricordava Alessandro, il fatto di pubblicizzarla bene perché è importantissimo. Per quanto riguarda il lavoro, ringrazio ancora tutti perché la disponibilità e la condivisione è stata massima. Ecco, grazie a tutti. Grazie consigliere Tarolli. La parola adesso ad Alessandro Federigotti che chiede di parlare. Prego. Sì, e torno solo su una cosa che trovo molto importante, oltre ai contenuti, il tema della pubblicità e di quanto arrivare distante con la nostra pubblicità. Perché il fatto che abbiamo messo il discorso della sede legale, il discorso della ricaduta prevalente sull'edro, ci dice un messaggio molto chiaro, che il nostro regolamento non deve essere conosciuto solo dagli abitanti della Valle di Ledro, non deve essere conosciuto solamente dai comuni confinanti, ma io vorrei osare e provare, anche considerando il territorio turistico che siamo, che ospita giovani dall'Emilia, dalla Lombardia, dal Veneto, che sono poi discendenti di quelli che vengono in valle dagli anni 70, provare a fare, non lo so in che maniera, fare un ragionamento e chiedersi se vale la pena fare pubblicità anche fuori dalla nostra regione, perché non si sa mai che da queste regioni confinanti possono arrivare idee imprenditoriali, esperienze magari legate ai temi a noi oggi più pensabili, che magari possono portare una persona a dire non solo vengo a lavorare con attività prevalente sull'edro, a creare occupazione all'edro, ma addirittura ci vengo a vivere, quindi fare un salto in più. Grazie. Grazie consigliere. E ha chiesto la parola anche il consigliere Cesare Rosa, prego. Sì, grazie Presidente. Come membro della Commissione Attività Produttive sono contento ed orgoglioso di questo regolamento, perché sono convinto che per la Val di Ledro è un'occasione unica questo per le attività di Tiledro, è un'occasione unica e penso irripetibile. E sono convinto che la Val di Ledro ha bisogno di questo fondo ed è un'occasione per tutti di poter accedere e poter provare a fare dei progetti per la Val di Ledro che siano ambiziosi. E come membro sono soddisfatto del lavoro fatto, perché ho visto nella commissione sia da parte della maggioranza che noi di minoranza c'è stato proprio un lavoro di gruppo, e sono contento di questo, perché anche noi di minoranza ci siamo trovati veramente bene e coinvolti. Basta pensare che tutte le nostre proposte che sono scritte su questo regolamento sono state condivise e scritte in questo. E questo significa che tutti si è pensato per il bene della Val di Ledro e non per beni personali. E di questo ne vado fiero. E penso, ma adesso ci aspetterà il lavoro di stesura dei bandi e poi anche di approvazione, e sono convinto che verrà fuori un ottimo lavoro. Grazie. Grazie consigliere Rosa. Allora, io adesso non vedo altre mani alzate, pertanto abbiamo sentito anche la dichiarazione di voto e vedo chiaramente condivisa da ambo le parti, pertanto direi abbiamo concluso la discussione anche dell'argomento, possiamo passare alla votazione. Allora, Elana Eric. Favorevole. Favorevole. Collotta Luca. Favorevole. Favorevole. Dal Bosco Natale, favorevole. Dal DOS Federico. Favorevole. Favorevole. De Guelmi Andrea. Favorevole. Favorevole. Federigotti Alessandro. Favorevole. Favorevole. Federigotti Fabio. Favorevole. Favorevole.
Girardi Renato. Favorevole. Favorevole. Laurenti Alessandra. Favorevole. Favorevole. Leonardi Jacopo. Favorevole. Favorevole. Oliari Claudio. Favorevole. Favorevole. Rosa Cesare. Favorevole. Favorevole. Rosa Fabio. Favorevole. Favorevole. Rosa Massimiliano. Favorevole. Favorevole. Sartori Roberto. Favorevole. Favorevole. Troli Ezio. Favorevole. Favorevole. Trentini Dario. Favorevole. Favorevole. Zendri Luca. Puoi ripetere, non abbiamo percepito la voce. Favorevole. Favorevole, grazie. Bene, all'unanimità viene approvato il regolamento con 18 voti favorevoli. Dobbiamo, nessun contrario, nessun astenuto. Dobbiamo rivotare anche qua per l'immediata eseguibilità. Cellana Eric. Favorevole. Favorevole. Collotta Luca. Favorevole. Dal Bosco Natale. Favorevole. Dal Dos Federico. Favorevole. Favorevole. De Guelmi Andrea. Favorevole. Favorevole. Federigotti Alessandro. Favorevole. Favorevole. Federigotti Fabio. Favorevole. Favorevole. Girardi Renato. Favorevole. Favorevole. Laurenti Alessandra. Favorevole. Leonardi Jacopo. Favorevole. Favorevole. Oliari Claudio. Favorevole. Favorevole. Rosa Cesare. Favorevole. Rosa Fabio. Favorevole. Favorevole. Rosa Massimiliano. Favorevole. Favorevole. Sartori Roberto. Favorevole. Favorevole. Taroli Ezio. Favorevole. Trentini Dario. Favorevole. Favorevole. Zendri Luca. Favorevole. Favorevole. Grazie. Favorevole. All'unanimità viene approvata anche l'immediata eseguibilità per l'approvazione del regolamento. Va bene, e con questo allora abbiamo concluso due argomenti importanti di questa sera. Pertanto dichiaro chiusa la sessione consiliare alle 22:12. Ringrazio tutti quanti per il vostro contributo e gli interventi. Auguro a tutti la buonanotte oramai, buona partita se riuscite a coglierne gli ultimi momenti, e arrivederci al prossimo consiglio. Grazie di nuovo.